Io credo che un applauso al coro delle voci bianche del San Carlo se lo meritino tutti, quindi no, se dovete andare andate, non vi preoccupate. No, ma per carità, molto, molto brevemente dovrei fare il saluto istituzionale al commissario prefettizio, al prefetto, a tutte le autorità, al presidente della regione, ai ministri che sono con noi, ma e lo faccio molto ai parlamentari europei che sono qui in sala, europei italiani, tutti, e a tutte le eccellenze del territorio casertano che sono qui. Ci spendo una parola alla fine, cerco di essere il più breve possibile, ma vorrei partire innanzitutto da ringraziare davvero chi ci ha accompagnato innanzitutto con l'inno nazionale e poi subito dopo con l'inno alla gioia. Se volevamo organizzare una risposta alle polemiche di oggi sui giornali, saluto anche ovviamente il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica che ho visto adesso soltanto e tutti comunque i tanti autorevoli ospiti che ci sono, dicevo, se volevamo immaginare una risposta alle polemiche di oggi l'abbiamo data esattamente da questo luogo così incredibile. Io qui non c'ero mai stato, vorrei invitare i giornalisti ad avere lo stesso stupore, la stessa sorpresa che abbiamo avuto noi. Persino più stupefacente di un lancio di agenzia o di un titolo, perché tanta e tale è la bellezza che il nostro paese ha, talvolta nascosta, che non riusciamo nemmeno a rendersene conto. Bene, l'inno nazionale. L'Italia è questo. L'Italia è questa straordinaria emozione costante. L'Italia è lo stupore di trovarsi in un luogo che ha, lo ha detto il direttore Felicori molto bene durante il nostro rapido tour, tutte caratteristiche tecniche incredibili. Un parcheggio davanti, una stazione di rapido collegamento con Roma, un'ora e dieci da qui a Roma, e ha quindi delle caratteristiche logistiche che ne rendono assolutamente cruciale una valorizzazione. Abbiamo detto che siamo a 500.000 di visitatori, entro i 4 anni del direttore dobbiamo arrivare a 1 milione, per i 2 milioni c'è sempre il secondo mandato, il suo dico ovviamente. Per gli altri c'è la democrazia, che vedremo. Ma questo investimento sull'Italia vuol dire investire su tutto ciò di bello che Caserta ha, che la Campania ha. Noi abbiamo qualche settimana fa chiuso l'anno insieme a Enzo a Pompei, abbiamo in quella sede annunciato ciò che vogliamo fare e che stiamo già facendo in Terra dei Fuochi per portare via e finalmente considerare chiuso il problema delle ecoballe con un investimento comune di regione e governo importante. Oggi siamo qui per dire che accanto alle problematiche che vogliamo considerare come prioritarie della Terra dei Fuochi ci sono quelle da valorizzare della Terra dei Cuochi, con la bellezza dell'agroalimentare campano e casertano, e vogliamo fare però tutto questo come? In una dimensione di investimento culturale. Questi bambini rappresentano qualcosa di strepitoso, questi ragazzi, bambini, coro le voci bianche, guai a chiamarli bambini, rappresentano la musica, rappresentano la passione, rappresentano la cultura, rappresentano i valori, e allora rappresentano l'Europa. L'Europa non può essere soltanto un pacchetto di regole che noi ci troviamo a dover seguire. L'Europa è un grande ideale oppure non è? L'Europa è il tentativo di fare questa parte del mondo un faro di civiltà e di bellezza. Non è semplicemente un'accozzaglia di regolamenti. E per questi motivi noi che rispettiamo tutti i regolamenti dell'Unione Europea e stiamo mettendo il nostro onore perché tutti i giorni si possa ridurre il numero delle procedure di infrazione, perché tutti i giorni si possa sempre di più portare l'Italia a testa alta in Europa, diciamo anche con molta franchezza che l'Europa è innanzitutto identità, cultura, idealità, in un momento nel quale in tutto il mondo, a livello internazionale, vediamo situazioni di tensione, scenari e teatri di guerra, ma vi rendete conto se può essere normale
fare delle polemiche assurde sul niente. L'Italia ha bisogno di tornare ad essere quella che è sempre stata in questi secoli, un punto di riferimento. Alzate la testa, guardate questo teatro, guardate questa reggia, ascoltate la musica che da qui, con un'acustica tra l'altro notevolissima, si può ammirare e apprezzare. Questa è l'Italia. E l'Italia naturalmente deve farsi sentire con la determinazione e la gentilezza e il garbo che le sono propri, ma deve finalmente far capire che è finito il tempo in cui qualcuno immagina di telecomandarci da fuori. Perché questo sia credibile dobbiamo fare due cose anche noi. Non soltanto cantare l'inno alla gioia, l'inno europeo, ma dobbiamo anche essere capaci in casa nostra di mettere a posto le cose e fuori di qui di chiedere semplicemente rispetto. In casa nostra significa che finché la pubblica amministrazione non sarà un esempio straordinario in tutto il mondo, lo è in alcuni casi, noi non saremo mai liberi da attacchi. La pubblica amministrazione significa che tutti noi dobbiamo investire tante risorse, ma valorizzare le donne e gli uomini che ci lavorano e che sono onesti nella stragrandissima maggioranza dei casi e che hanno bisogno di sentire al proprio fianco la vicinanza dello Stato. Ieri abbiamo annunciato una cosa molto semplice, banale, ho visto che qualche sindacato ha fatto polemica, non capisco perché. Chi viene beccato a timbrare il cartellino e andarsene viene licenziato entro 48 ore. Questo è un fatto di buon senso, questo è un fatto di correttezza, perché è l'unico modo che permette a tutti gli altri di poter essere guardati a testa alta. Ieri abbiamo detto una cosa molto semplice, è finito il tempo in cui continuiamo a moltiplicare le aziende partecipate. Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì le prime misure vere e strutturali per portare da 8.000 a 1.000 le aziende municipalizzate in Italia. E però non è credibile fare tutto questo elenco di cose da fare se non mettiamo a posto il patrimonio culturale che abbiamo. Il Ministro Franceschini sta facendo un grande lavoro, questo progetto è un progetto che mandiamo avanti con determinazione, abbiamo incontrato i ragazzi, i restauratori, tra l'altro mi ha fatto piacere trovare tra le aziende un'azienda che avevo incontrato a restaurare la chiesa della Natività a Betlemme, perché c'è tanta professionalità in Italia che noi talvolta sottovalutiamo. I cantieri quando finiscono, direttore? Agosto? No, dica estate, vuol dire settembre, 21 settembre, giorno finale dell'estate. Festa importante di un patrono di una città a caso della Campania, quindi 20 settembre, alla fine di una città che nessuno ricorda mai, ma alla fine di settembre finiti i cantieri, poi gli altri denari che servono per continuare il lavoro e anche per attrarre nuove funzioni. Naturalmente dobbiamo ringraziare il Ministro della Difesa, l'Aeronautica, perché dalle parole siamo passati ai fatti. E credo che sia un fatto positivo, non soltanto a Caserta, lo ha detto molto bene Roberta, sono d'accordo con lei, e credo che da questo punto di vista noi dovremmo essere ancora più chiari. In realtà c'è una simbologia meravigliosa in questo legame tra difesa e cultura, è quella che abbiamo messo nella legge di stabilità di quest'anno. Per ogni centesimo investito in sicurezza, un centesimo investito in cultura. Così si salva l'Europa, non con i discorsi sugli zero virgola. L'Europa si salva mettendo in piedi un principio per cui tutto ciò che serve per difendere il nostro paese e il nostro continente in tutto il mondo deve essere fatto con le strutture militari, con la cyber security, con gli investimenti nelle forze di polizia, ma allo stesso tempo c'è bisogno di ricordare che ciò che ci fa diventare grandi è la bellezza, è la cultura, è l'educazione. Investire nella musica nelle scuole, andare a fare i concorsi perché i professori nelle scuole siano sempre più in grado di rispondere alle nuove emergenze educative, essere in condizioni di investire nelle periferie, un centesimo nelle forze dell'ordine, un centesimo in cultura ed educazione. Tenendo insieme questa sfida, l'Italia diventa punto di riferimento nel mondo. E allora, e ho finito, qui a Caserta abbiamo delle prospettive straordinarie. Dobbiamo ospitarci, lo faremo tra il 2016 e il 2017, magari un bilaterale di una qualche importanza, sarebbe una cosa molto bella, la Reggia. Dobbiamo far sì che tutto ciò che è investimento in cultura
sia considerato un bene e un valore. Ci sono aziende straordinarie, le vedo anche qui, che stanno facendo grandi cose in un territorio dove non è banale la presenza di associazioni camorristiche e legate a infiltrazioni, per cui è fondamentale il lavoro che come istituzioni stiamo facendo per portare avanti una grande battaglia per la legalità. A queste aziende chiedo di aiutarci a investire non soltanto nei posti di lavoro, che è la priorità ovviamente, ma anche in cultura. L'Art Bonus va in questa direzione. Ogni investimento che facciamo nelle scuole, nei teatri, nella presenza vera, viva dell'Italia, ogni investimento che facciamo aiuta il nostro paese a togliersi di dosso la rassegnazione e contemporaneamente, voglio dire una cosa ragazzi, alla direttrice, al maestro, grazie. Non sappiamo se qualcuno di voi diventerà la più grande soprano della storia, non lo sappiamo, magari sì, chi lo sa, sì, lo sappiamo, ho già deciso, però la più grande soprano della storia è qui, ma non possiamo dire chi è. Non sappiamo come proseguiranno i vostri sogni, anche tenori, baritoni, vorrei essere soltanto femminista. Quello però che sappiamo è che in questo stesso teatro, in tanti teatri del nostro paese, migliaia e migliaia di ragazze e di ragazzi come voi, come noi, hanno calcato la scena portando avanti i propri sogni. E allora questa è la cosa più bella che ha l'Italia. Noi raccontiamo, noi tutti raccontiamo, spesso l'Italia soltanto per quello che non va. E anche in questo territorio c'è molto che non va e va combattuto. Ma c'è anche tanto di buono. E quel tanto di buono va valorizzato. Lo Stato è qui per dire che noi non lasciamo Caserta da sola. Lo Stato è qui per dire che l'operazione fatta sui direttori non è semplicemente maquillage manageriale, ma è un grande investimento, un potente investimento educativo e culturale e anche economico sul futuro di questa terra. Ma a ciascuno di voi il compito più bello, c'è una cosa ancora più bella di diventare il più grande soprano della storia, è essere in grado di realizzare i propri sogni. Ve lo auguro di cuore, viva Caserta, viva l'Italia. Posso lasciare a lei questo? Grazie mille.